Buongiorno a tutti, sono Melania Bisesti, sono una dottoranda di ricerca presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e il mio contributo si intitola O delle donne altero, raro mostro, Margherita Sarrocchi tra letteratura e scienza. Dotata di forte personalità e di profonda cultura, letterata di grande fama a cui i contemporanei tributarono grandi lodi e riservarono pubblici apprezzamenti, Margherita Sarrocchi riuscì a suscitare con la sua figura e la sua attività letteraria nella Roma papale di primo Seicento amori e odi, elogi e aspre polemiche. Dal ritratto che delinea Bartolomeo Chioccarelli, uno dei primi biografi della poetessa, senz'altro il più completo e preciso, Sarrocchi nacque a Gragnano nel 1560 e visse quasi tutta la vita a Roma, dove divenne ben presto una luce nel panorama culturale della città e dove morì nell'ottobre del 1617. Rimasta orfana in tenera età, fu affidata alle cure del futuro cardinale Guglielmo Sirleto, amico di famiglia, che la condusse molto presto con sé a Roma. Per volere del suo tutore, infatti, Sarrocchi trascorse la sua adolescenza presso il convento delle monache benedettine di Santa Cecilia in Trastevere, una prestigiosa istituzione della Roma del tempo. Molto probabilmente i rapporti della letterata con la famiglia Orsini e soprattutto con i Colonna, con i quali intrattenne stretti contatti fino al 1613 circa, presero vita proprio negli anni di permanenza al convento di Santa Cecilia. A soli 15 anni Sarrocchi diede la sua prima prova di talento poetico componendo un sonetto inserito dal letterato cesenate Muzio Manfredi nella miscellanea per donne romane, Rime di diversi. Una raccolta dedicata alla signora Felice Orsini, moglie di Marcantonio II Colonna, duca di Tagliacozzo ed eroe della battaglia di Lepanto. Si apprende che negli anni 80 del 500 Sarrocchi andò in sposa a un certo Carlo Biraghi o Birago, affiliato all'Accademia dei Raffrontati, non è noto se di Palermo, di Fermo o di Siena, e del quale signora quasi tutto, tranne il fatto che svolse un ruolo marginale nella vita della letterata. Dal resoconto di Chioccarelli emergono alcuni particolari interessanti sull'istruzione e la formazione di Sarrocchi. La fanciulla aveva studiato tutte le buone discipline, retorica, poesia, letteratura greca, teologia, ma anche geometria e filosofia, eccellendo in tutte e suscitando continua ammirazione, prefigurando una società, quella seicentesca, nella quale il crescente interesse femminile per gli studi filosofici e scientifici denota l'aspirazione sempre più sentita e condivisa ad un sapere tradizionalmente di appannaggio maschile. La poetessa fu sempre, fin da giovanissima, al centro delle attività culturali romane, lodata dai contemporanei come orgogliosa eccezione del sesso femminile per le sue straordinarie qualità intellettuali. Grazie alle sue spiccate doti, infatti, fu affidata all'insegnamento del matematico Luca Valerio, il quale divenne una presenza costante nella vita della scrittrice, soprattutto negli anni della maturità, restandole accanto affettivamente ed intellettualmente fino alla morte, e del letterato Rinaldo Corso. I suoi interessi non si limitarono tuttavia alla sola produzione poetica. Sarrocchi ottenne fama, ammirazione e protezione soprattutto per la sua vasta cultura, che spaziava dalla poesia alla matematica, dalle lingue classiche all'astronomia. Una profonda cultura che sottendeva una vasta conoscenza in ambito filosofico e scientifico, fino ad allora patrimonio culturale prevalentemente maschile. Un aspetto, questo, che la poneva nettamente al di là del sesso femminile, divenendo ella stessa oggetto di quella meraviglia riservata a fenomeni straordinari e fuori dal comune. Raro mostro la considera infatti in un suo sonetto il poeta bolognese Cornelio Cataneo, soprannominato Il Dormi. Così recitano le due terzine del sonetto. O gran Sarocchi, anzi più dir bisogna, ma qual verso sì bel voce o d'inchiostro può dir di te che pur non sia menzogna? O splendore immortale del secol nostro, o degli andati nobile vergogna, o delle donne altero e raro mostro. Sarrocchi fu inoltre interprete di Petrarca, di Della Casa, traduttrice dal greco dell'opera di Musseo Ero e Leandro. Si interessò anche di teologia, componendo un trattato latino sul tema della predestinazione. Purtroppo di queste opere non è rimasto nulla, ma soprattutto la studiosa si cimentò negli studi scientifici, dimostrando ad esempio i teoremi di Euclide e sostenendo da sempre le tesi di Galileo Galilei, con il quale fu in rapporto epistolare sia direttamente che indirettamente attraverso Luca Valerio.
Autoritaria e determinata, elogiata persino dalla poetessa e cantante romana Margherita Costa, che in una stanza del suo lungo poema autobiografico la pone implicitamente come canone della letteratura in volgare, è salutata dal critico arcadico Giovan Mario Crescimbeni anche come una vera e propria paladina dei valori stilistici del Cinquecento, capace di farsi strada tra la corruzione del barocco. Così, infatti, Crescimbeni, nella sua Storia della volgar poesia, elogia Sarrocchi. Giudiziosa donna, che seppe conoscere la falsità dell'onore, che i suoi seguaci promise nel suo ingresso il secolo XVII ed ebbe coraggio di opporsi e far testa incontro allo stesso fondatore della novella scuola. Ovviamente il fondatore della novella scuola ed identificarsi con Gian Battista Marino. Unanime, inoltre, si rivelò il pensiero dei suoi contemporanei, che testimoniarono a gran voce quanto per lei contasse più dell'amore per chiunque altro, l'amore per sé, espressione di una rinnovata autostima e di una piena consapevolezza del proprio valore. Una donna è una studiosa, dunque, protagonista della propria storia, per riprendere una citazione di Sandra Plastina. I suoi detrattori l'accusarono di assumere spesso atteggiamenti arroganti e presuntuosi, espressione di una manifesta insofferenza nei confronti delle gerarchie maschili dominanti, soprattutto nel contesto delle accademie. Dopo un breve soggiorno a Napoli, dove la poetessa fu ospite di Marco Antonio Colonna, gran contestabile della città, e di sua moglie Felice Orsini, Sarrocchi, raggiunta ormai la fama, scelse di stabilirsi definitivamente a Roma, dove trasformò la sua casa in una sorta di accademia privata. Le fonti a disposizione, infatti, tratteggiano il profilo di una donna che fu animatrice di cultura prima che autrice, una straordinaria mecenate che fece della sua dimora romana un vivace salotto nel quale si pensava e si produceva la cultura del secolo. Furono questi anni molto importanti e prolifici per la letterata. Nel 1600 giunse a Roma un giovane Gian Battista Marino, un poeta ancora acerbo, ossessionato dall'influenza del modello tassiano e autore di una limitata produzione poetica, costituita soprattutto da sonetti e madrigali, ma aperta tuttavia a nuove forme di sperimentalismo letterario. Marino fu immediatamente accolto nel cenacolo letterario che Sarrocchi ospitava nella sua casa. I biografi della letterata riferirono di un'affettuosa amicizia che nacque quasi subito e che legò i due poeti nei primi anni del Seicento, quando entrambi parteciparono attivamente alle iniziative culturali della Roma papale e che in realtà si rivelò tanto intensa quanto breve, dal momento che ebbe fine sicuramente dopo il 1602, anno di pubblicazione delle Rime Marignane. La relazione tra Sarrocchi e Marino visse inizialmente una fase idilliaca, caratterizzata da un cordiale scambio di sonetti. Tuttavia, tali effusioni amorose e tali lodi si trasformarono molto presto in aperta ostilità, se non in vero e proprio odio, quando Sarrocchi, subito dopo la fine della relazione amorosa col poeta napoletano, di cui non si conoscono le ragioni, iniziò a scagliarsi sia nelle accademie pubbliche che in quelle private contro lo stile ampolloso e descrittivo di quello che sarebbe diventato un modello indiscusso di poesia. Marino, di contro, non rimase indifferente alle feroci polemiche di Sarrocchi, beffeggiandola sanguinosamente in alcune ottave velenose del nono canto dell'Adone. L'opera, tuttavia, a cui rimarrà indissolubilmente legato il nome di Sarrocchi, è il poema eroico Skanderbeide, ispirato alle gesta dell'eroe nazionale albanese Giorgio Kastriota, detto Skanderbeg, sottratto alla sua famiglia da Murad II quando l'imperatore ottomano conquistò l'Albania. Convertito alla religione musulmana, è divenuto capitano dei Giannizzeri a soli 17 anni. Il poema prende avvio dalla seconda parte della vita dell'eroe, che incarna la lettera sulla scorta del modello tassiano, l'eroe epico controriformato, ovvero dalla riconversione al cristianesimo fino alla riconquista dell'indipendenza dell'Albania. La Skanderbeide tenne impegnata la poetessa per ben 10 anni, fino alla morte, dedicando ad esso gran parte della sua attività letteraria. Sarrocchi nutriva una grande fiducia per il suo capolavoro, dal momento che ne affiderà la correzione e la revisione a Galilei, il quale rivestì un ruolo fondamentale nella corrispondenza letteraria della poetessa. L'opera, composta di 23 canti, fu pubblicata in 3 edizioni accertate, o sarebbe più opportuno dire 4, se si considera anche quella americana del 2006. Una prima romana parziale del 1606, costituita dai primi 9 canti, una sintesi da parte del curatore del decimo e dell'undicesimo, il dodicesimo e parte del quattordicesimo, dall'ottava 62 all'ottava 208. Questa prima edizione fu dedicata dall'accademico arruolato dei Raffrontati, che ne compose l'introduzione, a Costanza Colonna Sforza, marchesa di Caravaggio.
La seconda edizione, anch'essa romana, fu pubblicata postuma nel 1623 e dedicata da Giovanni Latini alla principessa Giulia d'Este. Cambia la dedicataria del poema, che resta comunque una donna, e la dedica prefazione dell'accademico è soppressa, esattamente come i due sonetti per Costanza Colonna. La terza edizione, napoletana, fu pubblicata nel 1701 secondo l'edizione parziale. Si tratta di una riedizione del 1606, con la soppressione della prefazione e l'aggiunta della divisione tra prima e seconda parte. Si tratta in realtà di una scelta arbitraria del Bulifon per dedicare l'opera a Giovanna Caracciolo e a sua nuora, Costanza Ruffo. Sarrocchi inoltre rivestirà un ruolo decisivo in varie accademie, partecipando con fervore alle iniziative da esse promosse. La poetessa, dunque, fu una dei primi begli umori, come vennero chiamati inizialmente dal gentiluomo romano Paolo Mancini, insieme al principale fondatore Gasparo Salviani, Ottavio Rinuccini, Girolamo Leandro e, come è stato precedentemente evidenziato, lo stesso Marino, giunto a Roma nel 1600. Tra i fondatori figura anche Gian Vittorio Rossi, detto l'Eritreo, che ne sarà lo storico ufficiale. Nei primi anni del Seicento, dunque, aveva iniziato a riunirsi nella dimora di Paolo Mancini la nascente Accademia. Frequentatori assidui furono Alessandro Tassoni, il cui principato risale al periodo 1606-1607, e con il quale Marino ebbe sempre dei rapporti molto buoni. Pietro Sforza Pallavicino, lo storico Angelo Mascardi, Gabriello Cabriera, Battista Guarini, Girolamo Leandro il Giovane, per citare soltanto alcuni nomi. Marino vi incontrerà anche il poeta Tommaso Stigliani, che ben presto diventerà il suo acerrimo nemico, come è stato precedentemente rilevato, e l'altro suo futuro avversario, Gaspare Murtola. Sarrocchi dunque risultò iscritta all'Accademia della sua fondazione nel 1600 fino al 1608, e 2 anni prima, nel 1606, aveva pubblicato la prima edizione della Scanderbeide. Seguirono anni in cui l'Accademia visse un momento molto difficile. Conclusosi infatti il felice principato di Tassoni, il consesso fu improvvisamente turbato dalla scissione nel 1608 del gruppo guidato da Sarrocchi, confluito successivamente nella nuova Accademia degli Ordinati, anch'essa romana, e avviata in casa del cardinal Deti da Giulio Strozzi. In realtà, tensioni e polemiche molto accese erano già presenti nei primi anni di vita dell'Accademia degli Umoristi, in cui erano ormai attive due fazioni, una capeggiata da Tassoni, l'altra capeggiata da Marino. Senza alcuna esitazione, la poetessa si schierò nel gruppo dei sostenitori di Tassoni, dunque con i detrattori di Marino, prendendo posizione contro il suo nuovo modo di far poesia, di cui lo stesso Marino era l'emblema, e attaccando duramente e pubblicamente il suo stile eccessivamente dispersivo e ridondante. Gli ordinati nacquero con intenti fortemente antiumoristi, come testimoniato dal cronista eritreo. Uno dei motivi fondamentali della tensione interna alla nuova accademia resta ovviamente quello della contrapposizione tra marinisti e antimarinisti, nata nei primi anni del Seicento, che acquisterà nuova forza e toni ancora più accesi in seguito alla pubblicazione della Dune. La casa di Mancini inizialmente fu un informale salotto culturale e soltanto con il tempo assumerà le sembianze di un vero e proprio istituto accademico con leggi e ordinamento proprio. Nel maggio del 1611 Tommaso Cosso e Giulio Cesare Capaccio condivideranno con Giovan Battista Manso, marchese di Villalago, la fondazione a Napoli della Grande Accademia degli Oziosi. Margherita Sarrocchi entrò come componente della nascente Accademia fin dalla sua fondazione, nel 1611. Manso, autore delle poesie nomiche, inserì nella sua silloge i versi composti dalla poetessa in segno di riconoscenza per la missione, dal titolo Fama eterna te canta, in guerra duce. Margherita Sarrocchi inoltre visse da protagonista gli anni fondamentali del dibattito scientifico avviato dalle scoperte galileane. La studiosa ebbe modo di incontrare personalmente lo scienziato pisano durante il soggiorno dello stesso a Roma, nel periodo dal 29 marzo 1611 al 4 giugno dello stesso anno, dunque poco più di 2 mesi. Mesi molto intensi, in cui la poetessa era tra l'altro impegnata nella revisione della Scanderbeide per una seconda edizione completa. In questo periodo lo scienziato fu ospite del prestigioso cenacolo letterario che Sarrocchi accoglieva nella sua casa romana. I profondi interessi scientifici di Sarrocchi, molteplici e insoliti per il suo sesso,
emergono chiaramente nella corrispondenza epistolare che instaurò con Galileo Galilei e legittimati anche dal matematico Luca Valerio, maestro e poi compagno della scrittrice, legato allo scienziato da un rapporto di profonda amicizia, al quale indirizzò diverse lettere per discutere di questioni scientifiche, non mancando mai di fare esplicito riferimento alle innumerevoli doti di Sarrocchi, soprattutto in ambito matematico e astronomico. Lo scambio epistolare tra Sarrocchi e Galilei è costituito da 7 missive che la poetessa inviò allo scienziato, molto significative, dal momento che nel carteggio dello scienziato, dello stesso, le interlocutrici sono estremamente rare, se si esclude l'ambito familiare, e il noto carteggio con Cristina di Lorena. Nonostante gli ottimi rapporti iniziali, negli anni successivi si instaurò in realtà tra la letterata e lo scienziato una certa freddezza che coinvolse anche Luca Valerio, il quale chiese di essere dimesso dall'Accademia dei Lincei poiché in disaccordo con le posizioni filocopernicane di Galilei e di Cesi. La poetessa morì a Roma il 29 ottobre 1617, pochi mesi prima di Luca Valerio. Diversi letterati continuarono a farla rivivere in alcuni loro componimenti, scritti poco tempo dopo la sua dipartita. Si è cercato dunque in queste pagine di delineare un quadro generale ma dettagliato della studiosa, ricostruendo le tappe principali della sua vita, la sua produzione, i suoi contatti, i suoi legami con le istituzioni culturali del tempo, con l'ambizione di riportare alla luce elementi inediti degni di approfondimento. Grazie.